dun. Preghiamo di riporre lì i vostri acquisti. Grazie per l'informazione, appena c'è tucciato da Lever. Lidl. Questi qua sono buoni, guarda Nancy, sono tipo muesli, un mix di muesli, che cavolo si chiamano. E questi, guarda questi, cereali gran gusto. Ci sono anche le noccioline dentro. Ingredienti: focca d'avena integrale, frumento integrale, riso, però c'è zucchero, non li voglio, troppo zucchero, non va bene. Ah, guarda le tisane che hai preso tu, che poi abbiamo fatto il video sul secondo canale, sempre su questo canale. Nell'ultimo video che abbiamo fatto da Lidl avevamo preso queste tisane. La mia preferita è stata quella a vaniglia, che adesso infatti non vedo. Oh, però c'è questa che è nuova. Ah, questa Fusion. Figliala questa qua. Ma quella a vaniglia non c'è, come piaceva, quello là così però a vaniglia, è troppo buono. L'unico che manca. È rimasto, però c'è natural. Come lo piglio natural? Natural? A vaniglia se lo trovate, pigliatelo. Arancia, vende la vaniglia. Apriamo cassa 5. Ma capite, si apre la cassa 5. Di riporre lì i vostri acquisti. Cioè, mettiamo gli acquisti a cassa 5 e ce ne andiamo, e chi paga? La cassa 5. Lidl. E come siamo carine, guarda. Anzi, quando ti giri sembra un attimino il The Ring, questi capelli. Comunque devo comprarmi un sacco di cose perché... Ah, ecco qua, mia amata. Ma sei impazzita, l'olio di palma ti piace, che schifo. Ah, io invece le gallette le volevo di mais, non ci sono. No, qui c'è solo di riso. Ah, che peccato. Lidl, volete mettere le gallette di mais? Ah, pure sono buone quelle di mais. Riso. Di mais e di farro, ti sei scimunita. Mamma, devo fare la pipì, muoviti. Devo comprare, sì, grazie per l'informazione a tutti i nostri telespettatori. Scappa, perché non metti un gabinetto? Oggi siamo, volevo comprare il cavolo nero, ci sta? No, c'è quello bianco. Questo si era imbecillita, io ve lo dico che si era imbecillita la Nancy. Ah, devo comprare le mandorle. Le banane. Ma quali banane? Ma perché si sceglie? Oh, guarda, è nuova questa bevanda di riso bio. Vedi se c'è lo zucchero e l'olio. È nuova questa qua. Acqua, riso, olio di semi di girasole, sale. Non va bene. Butto. Non va bene perché c'è l'olio che non vogliamo. Insomma, vogliamo più naturale. Quindi questa qua la nostra amata. Questa qua di soia. Ed è buonissima. Questa è naturale. Infatti non c'è nulla, solo la soia. Tu la vuoi? No. Me la piglio io un paio. E poi mi piglio pure un paio di uova bio, uova fresche bio, queste qua. Gallinella, sapete che le uova ne mangio tante. E poi volevo le mandorle, quelle là, scagliette, qua dovevano stare. Sono queste? No. No, vabbè, pigliamo pure queste. No, quelle là, scaglie. Guarda, ci stanno sempre, ma non ci stanno. Ci stanno i pinoli. Ma che le ho finite, non ci sono. Perché? Vabbè, piglio pure i pinoli. Però volevo quelle là, c'è la farina di cocco e non ci sta, c'è stato tutto tranne qui. Vabbè, ciao. Questi nuovi bagnoschiumi Spring, belli poi questi colori. Vediamo se il linci è uguale o è cambiato, che questi ci fregano. Pio. Ma particolarissimi questi bagnoschiuma, guarda. Particolarissime queste patatine. All'olio di oliva. Ma devi finire di vedere le patatine ovunque. E vai, tutte le cosine bio. Guarda, bio nature, polpa di pomodoro. Questo io me le piglio perché sono bio e sono buono. E serve sempre a pomarolo. Posta pure qua. Il caffè. Bio farro. Farro, ceci, tutte queste cose. Però si orzo. Devono mettere in ammollo. Poi cracker, queste cose, tutte buone. Farina biologica. Questi bio wafer sono buoni. Vediamo. Controlla se non c'è l'olio di palma. La farina va buona, forza buono, non è che c'è. Però c'è l'olio di palma. Quindi bocciati, no. Se Nancy ha detto no, allora è no. Ho mangiato riso basmati e anche il couscous, anche se il couscous io lo preferisco integrale. Bella sta candela, è shabby. Mi piace. Ho trovato una nuova linea tutta anticellulite, shape up, per il tuo corpo rassodante. Low cost, e poi mo mi guardo un po' tutti gli inci e poi faccio sapere il video. Praticamente sono tre prodotti: crema, questo è per il décolleté, questo è per anticellulite e l'olio. Sono tre praticamente. Yes. Ma che figata! E qua invece tutta pasta senza glutine.
No, vabbè, mi ero gasata inutilmente, sono andata a vedere l'inci della crema anticellulite, c'è il dimeticone. Sono troppo triccata, il dietro dimeticone da questa crema. Beh, signore, sono scema. Si pigliano per scema e c'è il resto. E qua invece controlla un po' tutti. Vedi, vedi. Questo tu, è il gel. Dimeticone nelle creme. No, perché? Tutti questi qua, body lotion, dimeticone, quindi sono creme corpo praticamente. Quindi sono bocciati. Però questi qua, questi qua sono i, ecco, gel lavamani. Questo invece sì, promosso. Trovato, ragazzi, anche queste creme che, se vi ricordate, io vi dissi che erano buone, e solo loro due abbandonate qua, le rimetto a posto, però sono buone. Pure la linea che avevo fatto già il video, nello scorso video avevo parlato bene della linea, alcune cose bene, alcune cose no, andate a vedere il video. BB cream, che voi me lo chiedete sempre, non va bene, guardate la faccia di Enzo, va bene, dimeticone, schifezze varie, no. Questo è l'inci del mascara. Questo è l'inci del lip gloss. Yuppi, ho trovato anche lo yogurt greco, evviva quando lo trovo, troppo felice. Quanta fretta, ma dove corri, dove vai? Lidl, guardate che scontrino lungo, ho speso un sacco di soldi. Usiamo la roba, quante cose, poi vi faremo il video, ovviamente lasciateci tanti like. Ho incontrato anche tante persone qua da Lidl che mi hanno salutato, mi hanno riconosciuto, che bello ragazze. Tanti like se volete video, recensione cibo e cosmetici, tanti cosmetici, e tante vai, novità. Uepa, tante novità, viva Lidl, ciao! Ragazze, chi se la ricorda questa la canzone? Pollice in su se vi ricordate anni 90, i mitici Take That. Bello, tanti like, Take That, che ricordi Nancy, bellissimo. Io sono Mark, tu chi sei? Io sono Gary. Need the show.